Bene, 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 da dove cominciamo? Qua. Dove cacchio? Se per caso vi chiedete dov'è che si scrive tutti gli appunti? Qua. Qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio e mi è stato detto: ma visto che a te piace metterti tutte quelle cagate nei capelli, perché non fai un episodio e dici il nome di tutte quelle cagate che ti metti nei capelli? Così le donzelle, quando vanno all'estero e gli manca un elastico o qualcosa, sanno come chiedere, no? E c'ha ragione! Allora, siccome io non sono un... Oddio, mi gira la testa. Allora, siccome non sono un esperto in queste cose, sono andato a cercare su internet per vedere se trovavo qualcosa. Non so, ce ne sono di 500.000 tipi e sono più confuso di prima. Comunque, io vi dico quello che ho capito. Se qualcuno riesce a spiegarmelo meglio nei commenti, volentieri. Però tenete conto che magari noi in Italia chiamiamo delle cose con il nome sbagliato, capito? Quindi occhio, cioè ho capito come le chiamiamo in Italia, ma è lo stesso nome, cioè anche se è un nome inglese che usiamo in Italia, è lo stesso nome che usano loro. Aiuto. Questa, signori, io l'ho trovata all'inizio che si chiamava Hair Clips. Però dopo ho scoperto che le hair clips si possono chiamare anche fermagli, quindi sono, cioè non so cosa dire. Però dopo ho scoperto che si può anche dire claw clips. Claw vuol dire artiglio, no? Quindi le clip, artiglio, claw clips. Fermaglio, ragazzi, il fermaglio ho trovato che si dice barret. 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 Però dopo ho scoperto che forse in Inghilterra, non lo so, forse in America si dice barret e in Inghilterra clip, hair clip. Non lo so, ragazzi. Cioè, l'importante è che vi capite con l'altra persona. Adesso non è che dovete sapere tutti i nomi per forza. A me non è mai capitato di chiedere sta roba. È vero che sono un uomo, però l'importante è che ne sapete uno dei due nomi, che poi, cioè, in qualche maniera vi capite o no. Molto importante, hairpins. Hairpins, ok? Quelle che io chiamo forcine. Penso le chiamate anche voi forcine, lo spero per voi, sennò vi confondo ancora di più. Quindi forcine, hairpins. Questo abbiamo detto claw clips, hair clip, claw clips. Questo abbiamo detto barrettes or hair clips. E qua già siete confusi al massimo. Cerchietto. Allora, il cerchietto si dice nella stessa maniera della fascia, cioè hair band, ok? Però questo è il rigid, quindi rigido, e invece quell'altro è elastic, ok? Quindi hair band. Hair band. Ripeto, se faccio degli errori scrivetemelo sotto, però non basatevi su quello che sapete voi in Italia. Se qualcuno lo sa veramente come si dice all'estero, me lo dica, perché in Italia ho capito che li chiamate con tutti i nomignoli inglesi, ma magari sono sbagliati. Comunque non tutti sanno che io portavo i capelli lunghi e mettevo il cerchietto, quindi questo è mio, anche questo è mio, tra l'altro c'è una dedica dentro, pazzesco, che ricordi, 15 anni ragazzi, non 15 anni fa, quando avevo 15 anni, che è quasi 15 anni fa. Ah, mio Dio! Ah! Quindi, hairband è sia cerchietto che fascia per capelli, penso, presumo. Ho tenuto questi, quelli più usati di tutti, presumo, per ultimi. Perché li ho tenuti per ultimi? Ma in Italia questi hanno mille nomi, anche in Italia, nel senso... Sì, ho capito, elastico per capelli è italiano, ok, però ogni città, ogni regione secondo me lo dice in una maniera diversa. Per esempio, non prendetemi per il culo, ma io questo lo chiamo chicchi. Non chiedetemi il perché, ma io l'ho sempre chiamato chicchi. Non so se è una cosa di casa mia o di Verona o del mio cerchio di amici, non lo so. Questo è un chicchi secondo me. Quindi come potete immaginare, in inglese è la stessa antica cosa, no? Si dice in mille modi diversi. I tre modi più usati secondo l'internet sono hair tie, ok? Hair tie. Elastic band, attenzione, questo era il hair band, questo è elastic band. E poi c'è hair elastic. Attenzione, ripeto, non sono sicuro al 100%! Oh, yeah! Però, per esempio, su Wikipedia ci sono 20 nomi diversi per queste cosine qua, ok? Quindi adesso ve li leggo così li sapete tutti e siete a posto, va bene? Binder, bubble, chongo, dodogo, elastic band, gogo, hair band, hair binder, hair deals, hair elastic, bands,
Ding dong. Ding dong. Here, elastic band. Woogie or woogie? Woogie or woogie? Ribbon? Vabbè. Hair knickknacks. Hair up? Yeah, hair up. Rubber band. Rubber band? Scrunchy. Twisty. X-twist. Witzinger. Hair thing. Questa mi piace. Mi dai una hair thing? Nabidoo! Bobbin. Hair holder. Ponytail holder. Quindi lo so cosa starete pensando, ragazzi. Non sai niente di queste cose perché ce le viene a insegnare a noi. No, è proprio per questo. Magari le sentite nominare almeno una volta. Anche se non le sapevo prima, adesso le ho imparate anch'io, no? Le sentite nominare una volta, magari vi entrano in testa per caso. E quando siete in Inghilterra che vi serve un elastico per capelli e lo sapete chiedere, vi sentite tutte: oh, sono riuscito a chiedere un elastico per capelli, oh! Quindi ringraziate questa colei o questo colui, sinceramente non mi ricordo più, non riesco più a trovare il messaggio, che mi ha chiesto di fare questo video qua per aiutarvi a voi ragazze. E come dice il sito Captions for Instagram: a woman who cuts her hair is about to change her life.